tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono The Play e oggi siamo tornati su un nuovo vecchio gioco, come cavolo lo volete chiamare, Sam & Max Interroad. Benissimo, cominciamo subito senza perderci in chiacchiere. È un gioco FPS. Cazzetto! Che cazzo stavo dicendo, FPS? È un gioco punta e clicca fatto dalla LucasArts. Che schifo. È il panino al tonno della primavera scorsa. Molto bene, della primavera scorsa. Sempre buonissimo, va? Gli date lampadina. Grazie, lo metto qui dentro. Che c'è qui? Non c'è nient'altro. Va bene, ha detto che all'inizio come si dice? Dell'introduzione, che c'è da scendere giù perché c'è da andare a parlare con un corriere. Allora mi vuoi a pezzi, eh? Bene, beccati un pezzo di questo. Brutale, ma molto realistico. Ed eccone un altro per il tuo vecchio. Minchia. Ho il massimo rispetto per l'astuzia professionale di Flint. Per piacere, Sam, non usare la parola astuzia di nuovo. Astuzia. Noi facciamo così, visto che mi diverto tanto con questo gioco. Come si faceva ad attivare Max? No, ma forse... Atti gratuiti di violenza, ecco, incessata, ecco, sono il mio forte. Amo questo gioco, ragazzi. Amo questo gioco. Va bene, andiamo via. Scendiamo che c'è da andare a incontrare sto corriere giù per strada. Io, ragazzi, lo so già quello che c'è da fare all'inizio, quindi... Non uso indiscriminatamente... Scusami. Come... ecco, così. Ehi là, piccoletto, parli con me? No, sto parlando da solo. Allora, la domanda... era questa. Forse domanda. Sei per caso un corriere cittadino travestito? Forse... sei un poliziotto privato? Sì, ma non c'è bisogno che lo dica a tutti. A me sembra molto carino, Sam. Che ne dice se lo trasformo in racchetta da tennis? Ottima idea. Tardi, Max. Adesso dobbiamo recuperare il messaggio del commissario. Ah, sì, va bene. No, l'ha ingoiato questo qui. Essendo un gatto, l'ha ingoiato per forza. Anzi, scusate, no. Ragazzi, ho ingattito gli ordini per sicurezza. Ma adesso non riesco a farli uscire. Molto. Bravo, bravo. Vabbè, io so già come si fa, quindi procedo. Non uso indiscriminatamente le persone, tranne Max. Allora scusami, come? Non uso indiscriminatamente le persone, tranne Max. Non mi ricordo come si fa ad attivare Max. Mi si attivava prima, ora non ce l'ho più la selezione. Come cavolo si fa scemo, porca miseria. Ah, ecco così. Mi piacerebbe riorganizzare il suo metabolismo. Oh, mi fai venire un'idea. Ah, il bocca, che schifo. Secondo questi ordini sta succedendo qualcosa di bizzarro a Luna Park. Credevo fosse l'obiettivo. Molto bene, forse andiamo a divertirci a Luna Park. Non abbiamo nient'altro da fare, come quasi sempre. Appunto. Il boccio anche dei peli, va bene, dai. Andiamo. Giusto, prendiamo la nostra macchinina e andiamo subito a dove c'è da andare via, insomma. Porca miseria, allora, ci si può fermare prima di andare al circo? Noi siamo qui, ci fermiamo. Forse un po' troppo lontano, ma ci fermiamo a fare una sosta. Andiamo, dai, Max. Sam, scusa. No, aspettate, ragazzi, ma questo qui, non vi sembra il personaggio di Maniac Mansion, Day of the Tentacles? Devo andare al bagno. Devi andare al bagno, aspetta, prima c'ho da parlare. Devo andare al bagno. Porca miseria. Sei il responsabile qui. Mi piacerebbe esserlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto.
Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Deve andare al cesso. Qui deve usare la toilette. Esatto. Cambiamolo la toilette, mi serve un gabinetto. E un retro. Ecco la chiave. Che raspa imponente attaccata a quella catena. Non c'è più carta igienica? No, è solo che abbiamo avuto dei problemi con furti di chiavi. Sono le più pulite di 9 con te. Le chiavi? Le chiavi? Le chiavi? Esatto. D'aiuto, amico mio. Credo di farcela da solo, Sam. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? No, grazie, a posto così. Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Allora, se non mi ricordo male, qui c'ho da uscire alla svelta prima che rientri e consegni le chiavi. Ok, eccolo. No. Rieccoti la chiave. No. Devo andare al bagno. Ci devi andare un'altra volta, maledetto coniglio. Va. Sei il responsabile. Sì, vabbè. Mi piacerebbe metterlo. Ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Sì, andiamo. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Il mio amico deve usare la toilette. Esatto. Ecco la chiave. Hai bisogno d'aiuto, amico mio? Credo di farcela da solo, Sam. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? No. Cos'è? Sono contento che me l'abbia chiesto, signore. Ho sbagliato, Snacky no. È dove mandano tutti gli impiegati di Snacky per imparare i ferri, le lame, i coltelli, le accette, le asce, i rasoi dell'affascinante mestiere del fenomeno gastronomico e culturale chiamato Snacky. Vabbè, non ce ne frega assolutamente. A few moments later. Dimmi, come posso mettere tutto quell'addestramento a tua disposizione? Che ne so? Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Eccolo. No. C'è da rubare quella chiave lì, ho già inteso. E se continuo a sbagliare? Ecco la tua chiave. Sei il responsabile qui. Mi piacerebbe metterlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Niente. Ora non le scappa. Ora non le scappa. Le scappa sempre, ora non le scappa. Andiamo via. Qua. Andiamo al cerco, va. Invece di sta. B. Maledetto me che. Usiamo la mystery machine, dai, no. Dove cavolo? Eccolo. Dannazione e maledizione, non lo trovo! Adesso cosa faremo? E adesso prendiamo l'autobus, lo cerchiamo, idiota! Lo sapevo! Meglio! Toglietevi di mezzo, bestie parzialmente svestite! Chi era quello? Non lo so, ma se non fosse per l'ambiente allegro di questo Luna Park, gli romperei le rotule delle ginocchia. Sei un piccolo diavoletto, Max. Va benissimo, va. Continuiamo e vediamo se possiamo entrare qui dentro, ma mi sa proprio di no. C'è sto grassone che mi copre. Fermo? Parla pure francese. Fermo? Allo? E fammi entrare, ciccione di me. Ehi, perché ci ostacoli? Appunto. Mi spiace ragazzi, siamo chiusi, non posso farvi entrare. Motivi di assicurazione, lo sa. Chi era il pelatino? Chiediamolo il pelatino, vabbè. Oddio, signore Sam. Chi erano quei misantropi all'entrata? Appunto, quali misantropi? Il bassotto con il parrucchino da sballo e quello alto. Il parrucchino da sballo. Ehi, io qui ci lavoro e basta. Nient'altro? Sì. Tornerò. Non vedo l'ora. Culo! Spero non si sia sentita. Se no c'è da certo. Ma neanche di là posso andare. Sai quel bastone di fuoco dove te lo infilo? Fermo. Neanche di là.
È una cosa incredibile. Ma allora che devo fare? Devo andare in un fast food per forza. Andiamo qui. È vicino. Sempre il solito, eh. Mamma mia, sti giochi. Fanno andare di fuori. Devo andare al bagno. Ecco, sto qui che non ha gli occhiali. Perfetto, lì si può rubare la chiave. Quell'altro no, pensandoci, perché avevo la chiave. Ho capito. Sei il responsabile qui. Mi piacerebbe esserlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Sì, vabbè, solite cose. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Vai, dillelo di nuovo. Ecco la chiave. Bravissimo. Hai bisogno d'aiuto, amico mio? Credo di farcela da solo, Sam. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? No, grazie, a posto così. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Vai, veloce, Sam. Vai. Dai, che c'è? Andiamo. Eccolo. Ritorno. No! One eternity later. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Vai, ciao. Ora, veramente... Max, sei confuso quanto me? Di più. Credo che dovremmo tenere la raspa. Probabilmente hai ragione. Nessuno si merita di usare un bagno così lindo. Meno male. Bene, ecco tutto. Oh, finalmente! Grazie, signore. Grazie. Torniamo al circus. Madonna, casino che fa la vostra macchina. Metteteci un po' d'olio nelle ruote, nei freni. Posso andare ora? Fermo. Se ti faccio vedere quanto è bella. Non posso usarli insieme. Ma va, ho sbagliato io, scusami. Non credo che lo vorrà. E non credi che lo vorrà. Va bene ragazzi, direi che questo appuntamento si può concludere qui, anche se non abbiamo fatto praticamente nulla, ma i giochi punta e clicca mi mandano veramente di fuori. Se volete vedere un nuovissimo episodio, vi chiedo almeno 1000 mi piace, 1000 likes ragazzi, arriviamo a questo traguardo, anche se siamo in pochi, 40 iscritti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, attivate la campanellina per essere aggiornati sui futuri video in uscita sul canale. Io vi do un bacione enorme e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!